Bella a tutti ragazzi, qui è Tola Fra che vi parlo. Oggi siamo qui con un nuovo video, con una nuova canottiera. Non so perché tutte le volte che indosso la canottiera la gente: oh, cosa fai, la canottiera? Cioè, quelli che praticamente si scandalizzano perché è una canottiera, quelli che invece sono contenti e iniziano a vomitare arcobaleni. Non lo so. A parte questo, oggi siamo qui con una nuovissima top 5. Questa settimana ho portato una marea di top 5. Fatemi sentire il vostro supporto con un bel pollicione su. Arriviamo a 3000 like e i porci Zeus torneranno qui sotto. Non sono comparsi in tanti video, quindi ragazzi è importantissimo che lasciate un mi piace, ma soprattutto che lasciate anche un commento, perché questa classifica è stata tratta dai commenti che mi avete lasciato sotto gli ultimi video. Commentando contribuite a questa serie, è diventata secolare all'interno del canale. In più, oggi cosa portiamo? Portiamo le 5 carte che secondo me sono più forti con una carica. È un po' difficile da capire, ma entriamo subito nel clou. Non bandiamoci nelle ciance e andiamo a vedere la quinta posizione. Al quinto posto, quindi in medaglia di fango, penso, c'è la scintilla. Scintilla è una carta che è caratterizzata da questa carica che la penalizza molto, perché ha una carica molto lunga. Sapete voi che deve caricare tutta la sua energia elettrostatica per indirizzarla verso il nemico e distruggerlo in maniera potente. Perché sì, la scintilla ci mette tanto a caricarsi, sì, stregone elettrico e scarica glielo piazzano in quel posto, ma al tempo stesso riesce a fare un male che la metà della metà della metà basta per farti sclerare in giapponese. Resta una delle carte più forti sotto questo aspetto del gioco, quindi nel senso di danno, non forti come utilizzo, come strategie. Però ovviamente appunto nelle strategie non è facile inserirla all'interno dei deck, perché non costa poco, è una leggendaria, quindi magari non tutti ce l'hanno, e in terzo luogo non è neanche tanto facile da usare. Però ho deciso di metterla in quinta posizione. Medaglia invece di legno per il Principe Nero. Principe Nero è una carta che fin dall'inizio dei tempi secondo me non è stata utilizzata tantissimo, soltanto quando c'era la famosissima combo Principe Nero, Principe e Pekka veniva sfruttata davvero da bestia. Poi però in altri mazzi trovare un principe nero non è così usuale, diciamo. La carica del principe nero non è neanche devastante come quelle che vedremo in terza, seconda e prima posizione, ma resta comunque una truppa che riesce a fare il suo dovere se inserita nei mazzi giusti. Come ho detto, non ha un alto grado di adattabilità, quindi non è che si può inserire in qualsiasi mazzo come potrebbero essere altre carte tra quelle che magari già citiamo. Però resta una carta molto interessante, anche il fatto che abbia lo scudo la rende abbastanza utile. È così, è così. Io sinceramente non la amo, diciamo così. Passiamo invece alle carte con la carica che io apprezzo notevolmente. Prime tra tutte, o meglio terza in questo caso tra tutte, il Battle Ram, il tronco da battaglia, meglio l'ariete da battaglia, quella specie di tronco appunto sollevato da due barbari che corrono all'impazzata con una velocità che non si capisce dove abbiano reperita, perché i barbari normali vanno ai due all'ora, questi qua iniziano a correre come se ci avessero i cani dietro al sedere. Però tralasciando questi dettagli tecnici, il tronco è una carta che non è dal gioco dagli albori, ma ha fatto comunque molto discutere. Secondo me, soprattutto ultimamente con i meta recenti, è molto molto efficiente, viene utilizzata assieme ad altre carte come ad esempio il bandito, come ad esempio lo stesso Pekka. Ci sono diversi mazzi con il Pekka e la tronco, o col tronco e la domatore, che non è la tronco ma è l'ariete, vabbè, dettagli, o con la veleno, tutte combinazioni di questo tipo. Perché? Perché la tronco innanzitutto corre velocissima e quindi non riesce ad essere presa facilmente, non ha tantissima vita, ma quando arriva sotto torre il danno si sente, quindi oltre a sentirsi il danno sgancia anche quei due barbari, quindi può essere utilizzata molto efficacemente anche in difesa. Ottima terza posizione per la tronco, o meglio per l'ariete, tutte le volte sbaglio, porco Zeus. Passiamo ora alla seconda posizione, la medaglia un po' più importante, quindi la medaglia d'argento. Sorpassiamo questa subclasse di truppe, passiamo ad una carta che invece è leggendaria, la Fuorilegge. Fuorilegge è carta non introdotta da tantissimo, anzi una tra le più giovani all'interno del gioco, potremmo dire, ed è davvero davvero devastante. Se non viene fermata, ovviamente è devastante. Ovvio, questo ragionamento si può fare con tante carte, ma la Fuorilegge spesso viene magari trascurata perché non ha molta vita, perché si pensa che non faccia tanto male. Invece ci si sbaglia, perché ovviamente non è difficile da counterare, basta utilizzare anche gli scheletrini da 3, basta utilizzare dei goblin, basta utilizzare il golem di ghiaccio, quindi truppe un poco costose, ma la Fuorilegge, se non viene fermata, fa un rush
potentissimo e inoltre inizia a colpire che sono batoste su batoste. Col suo bastone, con la sua clava, riesce a fare davvero tantissimo male. Quindi fuori legge si guadagna questa seconda posizione. È una leggendaria dal costo basso che può essere inserita in questo caso in, non dico tanti deck, ma in un bel numero di deck, quindi direi che si merita questa posizione. Primo posto, carta che come la fuori legge praticamente basa tutta la sua potenza sulla carica, non poteva non esserci il principe. Il principe è una carta davvero devastante. La fuori legge usa il suo rush, ma non è così incisiva come il principe, e ha di positivo che comunque riesce a caricarsi in pochissimo tempo e a rushare senza troppi problemi. Il principe invece ci mette più tempo, ma quando arriva sotto torre, raga, soprattutto negli ultimi meta, viene utilizzato tantissimo. È una tra le carte epiche più utilizzate per le scalate, e questo non lo dico io, lo dicono le statistiche. Quindi medaglia d'oro guadagnata per una carta che alla fine è dagli inizi del gioco e veniva trovata addirittura nelle arene, quelle proprio una, due, arena 1, arena 2. Mi ricordo che agli inizi del gioco il principe era una delle carte più forti, proprio perché c'erano pochissime carte che riuscissero a fare il male che faceva quella carta lì. Quella truppa lì prende la rincorsa con la sua lancia, arriva sotto il municipio, sì, sotto il municipio, porco Zeus, arriva sotto le torri, arriva sotto la torre centrale, e il dolore lo fa, senza nulla togliere al fatto che riesca a fare del male anche alle truppe avversarie. È un ottimo counter. Il problema è che è un'epica, vabbè, però ha un costo anche relativamente alto, quindi costo 5 non è bassissimo, però fa la sua sporca figura e il suo sporco lavoro. Questa era la classifica delle 5 carte con carica più forti all'interno del gioco. Sono davvero contento di averla portata, sono contento se lasciate un bel mi piace, ma soprattutto se commentate proponendomi nuove top 5 e proponendomi quelle che sarebbe stata la vostra top 5 di queste 5 carte con la carica. Cosa ne pensate? Lasciate un commento, lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Bella.